È un commiato a testa altissima da parte del Pineto che perde 2-0 sul campo della Recanatese. Le reti nel secondo tempo firmate da Sivilla e da Pera. 22esimo e 36esimo del secondo tempo, i due migliori attaccanti della Recanatese. Pensate, 19 gol a testa con le reti realizzate in questa semifinale. Una partita interpretata molto bene sul piano tattico dalla squadra di Daniele Amaulo. Recupero alto del pallone, equilibrio almeno per 60 minuti. È vero che c'è stata anche una traversa colpita da Sivilla nella prima frazione, però in realtà è regnato un sostanziale equilibrio. Nella ripresa invece ha avuto ragione la maggiore concretezza della squadra di casa, che ha degli attaccanti davvero di spessore e di categoria. Dunque Recanatese batte Pineto 2-0, Recanatese in finale con il Matelica. Assente Pepe, squalifica assurda abnorme ridotta da 7 a 4 giornate. Il lungo degente Farias, 4-2-3-1, Amadio Marianeschi, tandem di mediani Esposito e Fratangelo esterni sulla tre quarti Camplone alle spalle di Tomassini. La Recanatese, due risultati su tre a disposizione, vittoria o pareggio, risponde col 4-3-1-2. Borrelli, ex Teramo, nella terra di nessuno, al ridosso della coppia gol più prolifica del campionato. Pier Sivilla, 18 reti a testa. Partita molto tattica, bloccata in avvio. Ci prova Marianeschi da fuori, destro alto, nulla di rilevante sino al 37esimo, quando in area biancazzurra Sivilla controlla e conclude, traversa clamorosa, immobile, Remo Amadio non avrebbe potuto nulla. Passano 3 minuti, versante opposto, sponda di Esposito, inserimento di Camplone che va giù, proteste, Crezzini di Siena lascia proseguire. Ripresa, 16esimo, intraprendente Marini, il classe 2001, sfonda a sinistra, spunto e cross invitante per Camplone che di testa colpisce debolmente. 22esimo, punizione per i padroni di casa, azione un po' confusa di testa, Adriano Esposito libera Sivilla che faccia a faccia con Remo Amadio non sbaglia, 1-0 Recanatese. Passano 3 minuti, sale in cattedra Borrelli, il fantasista ex Teramo, si mette in proprio, assist per Pera, destro Remo Amadio sventa. Subito dopo, sempre Borrelli, migliore in campo, destro a giro di un soffio al lato. 35esimo, risposta Pineto, da Fratangelo a Cercelluti, subentrato a Esposito, fuori misura il tiro da ottima posizione. Trascorre un solo minuto, 36esimo, lancio del solito Borrelli, errore in uscita del portiere Amadio, Pera non perdona, quando è la concretezza a fare la differenza, 2-0, la partita è come un Everest da scalare per il Pineto che rischia ancora, questa volta Pera cicca il pallone al volo tutto solo davanti ad Amadio. 42esimo, pericoloso Massa, sostituto di Fratangelo, bravissimo Piangiarelli. E l'ultimo episodio, Recanatese 2, Pineto 0. Solo applausi per la squadra del presidente Silvio Brocco. Amaulo, peccato, il rammarico rimane perché l'avete interpretata a mio avviso bene almeno per un'ora, con acume tattico. Che cosa ha fatto la differenza, la concretezza, la maggiore concretezza degli avversari? Beh, sicuramente, se guardiamo i numeri di questa squadra nel reparto avanzato, hanno 3 attaccanti che in 3 hanno fatto 50 gol, quindi sapevamo che alla prima disattenzione ci avrebbero punito, così è stato e noi abbiamo fatto secondo me un'ottima partita per un'ora e forse nella prima frazione ci è mancato il colpo decisivo e passare in vantaggio. In quel momento forse la gara poteva prendere un altro andamento e poi l'episodio c'è stato contro, forse lì c'è stato un fallo in area, sono inutile un po' giudicare se c'è stato o no. Poi lì abbiamo provato a pareggiare, Cercelluti ha avuto una palla importante per portare la partita in pareggio, se avessimo pareggiato forse fino ai supplementari era lunga la gara. Piano partita, mi è piaciuto molto, recupero alto del pallone, pronti via. Sì, abbiamo preparato la partita in questo modo, la Recanatese è una squadra che se fai giocare ti metti in mezzo, noi abbiamo interpretato in quel modo lì, essere aggressivi, alti, riconquistare palla e in fase di possesso gestirla dove è messa. La Recanatese forse faceva un po' fatica e l'abbiamo fatto bene, quindi ragazzi non posso rimproverare niente perché queste due fasi di interpretazione l'hanno fatte bene, sia la non come aggressività sia nel giro palla, nello sviluppo del gioco e abbiamo tenuto bene il campo. Non possiamo che essere d'accordo con lei, adesso il meritato giusto riposo e poi? Poi vedremo, il futuro è da ancora da definire, vedremo un po'. E in seguito i programmi della società e quando ci incontreremo vediamo un po' il futuro quello sarà.